dei popoli. Il peccato ci rovina, i cattivi desideri, i vizi, la menzogna. Il peccato è una schiavitù che rende schiava, prigioniera l'anima. E chi vive nel peccato diventa schiavo di quella vita maledetta, perché il peccato è una maledizione. Ma questa mattina ti vogliamo dare una buona notizia: Gesù è l'agnello di Dio. Amen. Amen. Toglie il peccato del mondo. Amen. Gesù è il Salvatore, il Amen. Messia. Amen. Che il Padre ha mandato dal cielo. Amen. Il Nazareno. Amen. Alleluia. Amen. Il Re dei Re. Amen. Il quale venne a morire per i nostri peccati. Amen. Questo era il proposito di Dio. Amen. Che mandò suo figlio. Amen. Che mandò suo figlio. Amen. Alleluia. Che mandò suo figlio. Amen. Alleluia. Per salvarci dai nostri peccati. Amen. E chiunque crede in Lui, alleluia, Amen. Riceve il perdono. Amen. Anche tu che mi ascolti, non importa la tua razza, la tua età, non importa se sei ricco o povero, anche tu hai bisogno del perdono dei peccati. Anche tu hai bisogno del perdono dei peccati. Non dire che sei a posto. Non è vero, tu non sei a posto. Se non hai Gesù non sei a posto. Sei in pericolo. Perché chi muore senza Gesù, ascoltatemi bene, io devo predicare la verità. Chi muore senza Gesù sta andando a una tragica fine, a una tragica perdizione. Ecco perché bisogna pentirsi, bisogna convertirsi nel nome di Gesù. Alleluia, bisogna credere nel Messia, nel nome di Gesù. Bisogna credere nella Bibbia. Bisogna mettere in pratica la volontà di Dio. Amen. Non basta dire cristiani, 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 siamo cristiani. Ma stai mettendo in pratica la parola di Dio? Non basta dire siamo cristiani, bisogna vivere la parola di Dio. Amen. Alleluia, bisogna mettere in pratica la parola Amen. Di Dio. Così dice il Signore, cari di Torino. Bisogna pentirsi nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Vedetevi, perché il regno del Signore è vicino. Vedetevi, vedetevi. Gesù Cristo ti ama. Vedetevi, perché il regno del Signore è vicino. Gesù Cristo ti ama. Gesù Cristo Salvatore. Cari di Torino, siamo nei giorni della fine. Questo mondo sta andando verso una fine. Salvatevi tramite la fede in Gesù Cristo. Convertitevi al Vangelo. Abbandonate le vie del peccato. Abbandonate il peccato, perché l'anima che pecca morirà, dice la Bibbia. Questa è una verità. L'anima che pecca morirà. Il peccato porta alla morte. Il peccato porta alla distruzione. Gesù Cristo ti ama. Ma pentitevi dei peccati e convertitevi al Messia. Amen. Convertitevi al Re dei Re. C'è ancora tempo. Amen. Popolo di Torino. Ecco perché il Signore, il Re del Cielo, Amen. Manda i predicatori a predicare il Vangelo della salvezza nelle strade, perché la gente è confusa, non conoscono la verità, sono stati ingannati da false religioni, da false dottrine come quelle dei papi, che adori le statue, preghi le statue, preghi le madonne, preghi i santi, gli idoli di legno, le statue di legno, quello è un inganno. Tu hai bisogno di Cristo. Amen. Tu hai bisogno di Gesù Cristo. Amen. Di conoscere la verità. Amen. Alleluia, la verità si trova nel Vangelo. Amen. Alleluia, la verità è la parola del Signore. Amen. Popolo di Torino, Amen. Gesù Cristo dice: il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola, dice il Signore, non passerà. Amen. Alleluia, questa è la verità. Ecco perché io grido. Amen.
come Giovanni Battista gridava nel deserto, alleluia, e non ho paura né vergogna, perché so che questa è la verità, il re dei re, Gesù Cristo ritornerà dal cielo, nel nome di Gesù.